Via libera alla class action contro Intesa San Paolo. La Corte d'Appello di Torino ha ammesso l'azione collettiva promossa da Altro Consumo contro l'istituto bancario per le commissioni di scoperto di conto applicate dopo il 15 agosto 2009 ai correntisti in rosso. Secondo Altro Consumo, un'azione di questo genere è illegittima perché vietata da una norma contenuta nel pacchetto anticrisi del 2009. La richiesta per la costituzione di una class action era stata depositata nel novembre 2010. L'associazione chiedeva un risarcimento per i costi illeciti fatti pagare ai correntisti della banca finiti in rosso. Per il presidente di Altro Consumo, Paolo Martinello, si tratta di un risultato senza precedenti che dà il via a un'azione legale altrimenti impossibile. Stiamo parlando di importi che per ciascun correntista possono andare da pochi euro ad alcune decine di euro. Si tratta di importi per i quali nessun correntista individualmente avrebbe potuto agire o avrebbe, diciamo, avuto interesse ad agire in tribunale. Insieme però queste commissioni possono valere milioni, anche molti milioni di euro. Ecco, la forza dell'azione della class action sta proprio nella possibilità di raggruppare tutte le domande, anche di modesto valore economico, dei singoli consumatori coinvolti e farle valere in un'unica causa. Quindi il prossimo passo è raccogliere le questioni dei singoli consumatori. Il prossimo passo è che il Tribunale ci dovrà dire esattamente in che modo e con quali forme dovremo pubblicizzare questa azione di classe in tutta Italia, tramite stampa, radio, televisione, sarà il Tribunale a deciderlo, e poi raccogliere le adesioni dei singoli consumatori coinvolti, speriamo in modo relativamente semplice e veloce, in modo tale da facilitare al massimo l'adesione dei singoli, perché essendoci in gioco importi modesti è chiaro che anche una adesione che dovesse comportare troppi adempimenti burocratici rischierebbe di essere magari scoraggiare molte persone. E dopo questa prima vittoria sono altre due le class action richieste da Altro Consumo e ancora in attesa di risposta al Tribunale. Una riguarda l'ipotesi di cartello nelle tariffe dei traghetti di viaggio per la Sardegna e la seconda l'interruzione del servizio pubblico da parte di Rai nei confronti dei telespettatori che hanno pagato il canone di abbonamento.